Salve! Oggi vi parlerò dell'intelligenza artificiale e del ruolo che sta assumendo in maniera sempre più pervasiva nella vita di tutti i giorni. Per capire l'intelligenza artificiale dobbiamo, come dire, fare un piccolo salto all'indietro, e cioè analizzare brevemente che cos'è l'intelligenza umana, questo aspetto peculiare dell'uomo che lo distingue da tutti gli altri esseri viventi. L'intelligenza umana è la nostra capacità nel risolvere in maniera sempre diversa problemi. La nostra capacità di ragionare utilizzando processi logici. È un processo mentale che, sulla base dell'esperienza, ci permette di elaborare nuove idee e nuove capacità deduttive, che ci portano ogni volta a confrontarci con nuove problematiche e con approcci a volte anche diversi in base al contesto di riferimento. Nell'intelligenza umana, noi possiamo distinguere sette tipologie di interazione che sono assimilabili al concetto più generale di intelligenza. L'intelligenza logico-matematica, che è quella che intuitivamente possiamo associare ai grandi scienziati, i fisici, i matematici, gli ingegneri e se volete anche gli informatici. L'intelligenza verbale e linguistica, di cui sono dotati i grandi poeti, gli scrittori. L'intelligenza musicale, i grandi compositori del passato, i cantanti moderni. L'intelligenza corporeo-cinestetica, di cui sono dotati gli sportivi, Maradona per esempio, Platini, Rossi, sono stati sicuramente dei geni nel loro settore. L'intelligenza spaziale visiva, di cui sono dotati i grandi artisti delle arti grafiche, i pittori, gli scultori. L'intelligenza interpersonale, che caratterizza coloro che riescono a stabilire in maniera empatica delle relazioni con gli altri. Pensiamo ad esempio al ruolo che ha lo psicologo o lo psichiatra nel dover interagire con il proprio paziente. L'intelligenza naturalistica, di cui sono dotati coloro che studiano per esempio la natura, gli esseri biologici, nella loro descrizione accurata, nella loro classificazione. Sono tutti aspetti che caratterizzano l'intelligenza umana. Il termine intelligenza artificiale nasce nel 1956, nell'ambito di uno dei primi congressi pionieristici di informatica, di computer science. Che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un'abilità, è una caratteristica digitale di cui sono dotati alcuni sistemi di calcolo, con la possibilità di far sì che questi sistemi di calcolo, che questi sistemi decisionali possano prendere, sulla base di informazioni acquisite dal contesto nel quale operano, una serie di decisioni anche complesse. Su che cosa è basato un sistema di intelligenza artificiale? È basato su una conoscenza pregressa che il sistema è in grado di acquisire, su un determinato dominio di riferimento o anche su più domini di riferimento. La potenzialità è che, i sistemi intelligenti artificiali sono in grado di elaborare una quantità enorme di dati, anche apparentemente decorrelati tra di loro, e con la capacità di poter legare e correlare questi dati per fare predizioni anche piuttosto complesse. Un altro aspetto importante, fondamentale dei sistemi intelligenti è la capacità di imparare dai propri errori, esattamente come avviene per l'intelligenza umana. Quindi un sistema intelligente può migliorare le proprie prestazioni e migliorare sulla base di ciò che ha imparato nel corso del suo percorso elaborativo. Troviamo l'intelligenza artificiale? Beh, la troviamo nelle mani di tutti noi. I nostri cellulari sono dotati spesso di un assistente virtuale che migliora la nostra interazione, ma la troviamo anche nelle case di tutti quanti noi o di una gran parte di noi, dove Alexa ci aiuta in molte funzioni domotiche e non che caratterizzano la vita di tutti i giorni. Come funzionano questi sistemi? Funzionano sulla base della loro esperienza, imparano l'interazione basandosi anche sugli errori. Quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima, l'analisi statistica, l'esperienza migliora il livello di interazione nel futuro e migliora la qualità delle decisioni in relazione al contesto nel quale ci si muove. La troviamo anche nella prevenzione del crimine, dove ormai i sistemi artificiali sono in grado di analizzare una quantità enorme di dati, spesso multimediali, audio, video, combinazioni di queste informazioni per supportare le decisioni. Quando si crea una situazione di potenziale rischio, ecco che il sistema intelligente avvisa l'uomo e questo decide se effettivamente è necessario un intervento fisico oppure si tratta di un falso allarme. Ecco. Tipico errore nel quale ancora l'intelligenza artificiale può incorrere, così come l'intelligenza umana. Un saluto a tutti e buona intelligenza artificiale.